Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Secche Stellari. In questa serie ragazzi andiamo a vedere le vostre secche più pazzesche, quelle più dolorose, anche quelle più divertenti. Io volevo portarvi un ospite speciale, avete visto dal titolo, volevo portarvi un buon Michelino Molteni. Però io, cioè, mi ha appena scritto che mi ha paccato, io in effetti non so cosa dire. Ciao raga! Ma che cazzo ci fai? Sigla! Quelle che fa Ivo. Ma quanto dura sta cosa? Ah, ma tu stai già registrando? E tanto c'è il montatore. Ma vero? No. Ah, io sto già ridendo. Ragazzi, vi ho portato il buon Michi Molteni. Ciao raga! Dietro abbiamo lo sfondo spaziale, sai perché? Oh, dove siamo? Nello spazio? No. Mamma! No, perché? Ah, no, aspetta. Ma cioè, faccio un po' il coglione o? Ovvio. Ah, ok. Tu sei un coglione. Ma chi l'ha portato questo? Pezzo di... Questa serie è proprio secche stellari, perché adesso andiamo a vedere le secche più potenti del pianeta Terra. Domanda. Può farmi una domanda, signor Toto? C'è un famosissimo video del signor Michele Molteni che si chiama Il salto dei piselli. Tu veramente quello che hai registrato era il primo tentativo? Sì. Anzi, diciamoci la verità. Io ho detto a mia mamma, se cado non sto parti per venire lì a soccorrermi. Continua a registrarmi, perché se cado qua faccio un milione. Infatti poi non sono caduto, è andato di merda. Tu pensa, se cadevi poteva mettere una tua bellissima secca in questo episodio. Cazzo, che poi in realtà sei caduto. Ah sì, no, aspetta, ma io sono caduto voluto, perché sennò finivo in strada, che ci sono 3 metri di dislivello. Asterisco pericoloso, asterisco. Personaggio secondo me ideale per questa reaction, perché come sapete, come avrete visto sicuramente i suoi video, lui ha delle reazioni che... Ma l'hai riaccesa? Non lo so. Io non lo so. Partiamo con le cadute. Io ti dico, le ho scaricate e non le ho viste io, io giuro. Le scarico e non le guardo. Ci vogliamo credere. Albi, io non credo a nulla del Toto. Bravo! Ma perché, scusami, quando le apri, apri tutte in alto a destra? Perché le apre qua. Lui, è l'anteprima. Raga, 4 ore per fare tutta questa struttura qua di questo spazio di figa e mi apri i video grossi così in alto a sinistra, a destra. Non vedo un cazzo, c'ho gli occhiali. Allora, questo qua è un video reaction al Mac che non funziona. Si è rotto, non va più. Nel primo episodio erano tipo, aprivo bancartella. Cioè, sei pronto? Vai. Ma cos'è sta cagata? Non ho capito un cazzo di questa io. Ma non c'è neanche l'audio questa caduta. Chi è che te l'ha inviata? Dissing subito, subito. Bannato dal canale. Oh, cos'è qua? Qua. Oh, ha fatto anche l'edit. No, ma si è fatto più male secondo me quell'altro che gli è arrivato da tre. Che cazzo? Questo qua è proprio imbranato, scusa. Aia, l'hai dissato, eh. Perché è famoso questo? Perché io non mi trattengo, poi io disso tutti nei video. Porca vacca. Sal! Luis Sal! Lui è uno di quelli che vedi che salta e alla fine gira il manubrio prima di atterrare. Perché voleva fare bar spin. Ma gli sai i nomi di trick? E figa, lui continua a fare bar spin, bar spin, bar spin. Ma che cazzo sei te? Ma fai dai coglioni, scusami. Spegnetelo! Sì, no, comunque, ascolta, io non è possibile un video così piccolo. Ma scusami! Oh, no, Albi, guarda. È grosso così il video che sto guardando. È grosso così! No, attenzione, qua c'è da dire un appunto però. Non so se si vede, guarda dietro qua che c'è un sopra. Sì. A me è successa la stessa cosa in strada quando andavo alle medie. Mi si è sganciata la ruota davanti mentre saltavo su un dosso. Trial, bici da trial questa, bici da trial. Madonna, Dio, che se non aveva il casco questo qua messo era anche tipo ralenti. Madonna. Ma si è sentito proprio il tac dell'osso? Sì, che cioè ha rotto il culo. No, dai! Perché loro per pedalare forti sbarrettano la bici così. Sì. Oh, minchia, sto tirando tutta l'albero! Ce ne sono altre, ce ne sono altre, no. Un trenino, Treninello. Oh, Madonna! Aspetta, ma questo qua, scusa, perché cazzo è che è andato contro l'albero? Rivediamo, lui ha preso il piccio all'albero, prima guarda col manubrio, pam, visto con la mano destra ha preso l'albero, e poi si è inchiodato ed è andato di faccia contro... No! Sto posto, non sembra neanche in Italia. Porca. Ma comunque gli piacciono gli alberi alle persone? No, ma io non riesco a capire, ma questo qua quando salta, perché cazzo va a sinistra? Chiediglielo. Perché vai a sinistra? Voglio sapere. Ma scusami, Albi! Poi vediamo.
musica abbiamo? Ah, vabbè, vabbè. Ma comunque, allora, quelli che stiamo vedendo ultimamente sono col manubrio controllato. Esatto, questo qua, guarda, questo qui l'ha anche nominata la cartella di testa, perché si chiama così. Cartella di testa. E perché io sono testa di cognome, cartella di testa. Questo qua è proprio andato giù di testa, veramente. Sai come si dice? Ha sofferto, hai sentito? Comunque, sai come si dice quando vai in avanti così? Johnny in punto. Che è Johnny? Che cazzo ha fatto Johnny? John, che cazzo ha fatto? Sai Yoshi. No, non sai che non lo sappiamo il perché. È da anni che si dice Johnny in punto. Giuro. Impennata. È riuscito, è riuscito. Cioè, gli ha tirata lui, bro. È riuscito, cioè, boh. È registrato. Arrivo bene. La quella tosse lì, cioè, fatti visitare, cioè. È arrivato. Perché ha girato? Ma scusa, appunto, ma vogliono fare bar spin. Bar spin, non bar spin. No, se no è un saluto alle moine. Ciao alle moine. De bar spin tutta la giornata dans tous les coins comme un pi. Bella fine. Questa qua finalmente. Oh, un POV però. Però vediamo se vede. Ecco. This moment he knew. Was fucked he up. Fucked up. Porca orco. Madonna, ma questo proprio. Minchia, il manubrio nel culo. Mi sa che è male. Si vede dalla faccia, è sofferente. Ma è vero, perché esatto, sparisce. Io sono rimasto spaventato più dalla bestemmia. Mamma mia, ma che stecca! Questo Johnny. Ah! Sì. Hai ragione. Poi ha tolto le mani. Ma poi scusami, minchia, e ha tolto le mani perché cerca di proteggersi. Sì, ma qui faccia. Il collo gli è diventato costanzo, è diventato alto così il collo. Ma il bello è che è rimasto attaccato alla bici. Sì, sì, arrotolava insieme alla bici. Marionettato. Un altro. Johnny, no, Johnny. Cioè, era tipo stato i piselli, guarda. Era dritto e non c'era la rampa, perché era come il tuo. Però lui non ha alzato. Non ha alzato il manubrio. Esatto, non ha alzato. Quando lui doveva fare il salto dei piselli, io gli ho detto: Miki, 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 mi raccomando, quando arrivi sul drop, salta. Tira, no, sul, tira sul manubrio. Questo qui, ragazzi, pensava che basta uscire. Lui faceva così. Eh sì. In strada. Qua. Ma come ha fatto? Non ho mai visto una scivolata in strada in mountain bike. Oh, cosa cazzo? Sul fiume? Pericoloso è qua. Aspetta, per non rischiare. Per non rischiare l'ha detto, eh. Ah, quel... Ma no, ma no, scusa! Perché lui, giustamente, sì, non è che se corre fuori si bagna meno, ormai bagnato, coglione. Pur di fare la foto bella, è stata lì fino alla fine così, pam! Un po' oltre questo POV, l'ha fatto con l'Oregon Scientific del 2000. Ah, questo qui è Diana Marina. Quello è andato via cosa, al dietro. Senti alla fine che rumore. Abbiamo un pappagallo in studio. Altro POV, piacciono i POV, eh. Drop. Johnny Scandal. No, dai, questo qua già mi piace. Cosa no, fai? dai, questo come si bambino? Chiama il cognome? Bright, dei fratelli Bright. Perché ha visto che ha volato tipo un... Ha fatto un po' di... Vabbè, taglia. Chi ha inventato l'aereo, scusa? Fratelli Bright. Sì, comunque, oh, Ivo, tu devi dire tutti uno scotch sulla bocca. Ogni cosa la commenti più di noi. No, ma serio, non lo sai? No. E c'è il bollino blu! C'è il mio Instagram! No, violento reto! Fagli qualcosa, te lo tengo, scusami. Ah, abbiamo visto il tizio che cadeva con la biciclettina. A quello mi ricollego perché l'Alboreto, quando abbiamo fatto il giveaway per i 1000 suoi follower, lui ha usato la biciclettina da bambino. Guarda che secca che ha tirato, eh. Oh! Porca puttana, adesso ho capito. Sei? Ho capito tante cose di Alboreto. Non frena. È bello aggressivo, devo dire. Però non frena. Lui ha distrutto una pianta con il proprio corpo. Ma scusa, ma dammi il tuo numero, che c'ho il bosco da tagliare. Prima cosa. Tanto lui importa il salto. Capito? Con lui importa. Vediamo che salto fa adesso. Ma non ho capito. Al rallentatore, tutti uguali, è uscito più o meno dritto. Ha toccato per sbaglio con la ruota dietro in cima. Si è sbilanciato e tutti, non capisco perché, ragazzi. Girano il manubrio. Guarda il manubrio, lui con questo. Ma non l'ha tenuto dritto. Fa un pochino così, è la ruota che gira. È girata, certo. È una bici di merda. Oh. Dai. Bici addosso. Minchia, pure la bici in faccia. Aia, qui la vedo male. No! Tipo, gli è andato sulla ruota. Guarda qui che c'è una pietra gigante. Eh sì, infatti vedi che si è subito. Lì è rischioso, eh. Madonna. Minchia, quanto stanno forte. Stanno a fucile, eh. Sì. Senti anche l'accento.
Alla... porca boia. Porca boia. No, ma sai perché urla secondo me? Perché gli sarà bloccato il fiato. Ma è vero, quando prendi le botte forti. Ma come fa a uscire il fiato? E no, perché tu urli per far uscire aria. È vero, anch'io di solito lo faccio. Abbiamo cadute da John, 2. Bello grosso questo salto. Porca tro... Ha saltato benissimo. E poi però vedi che c'era tipo la spondina. Però tipo la ruota si è inchiodata. Boom. Minchia, gli ha fatto un effetto fionda al contrario. Esatto. Cioè di là, boom. Caduta 2 di John. Ah no, ma forse è sempre la stessa. È la stessa della GoPro? Vediamo, vediamo. No. Porca troia. Ma non è vero. No, non era la stessa. Impossibile. Non era la stessa. Ma John è per adesso re di questo episodio. Contro l'albero, proprio andato, ha deciso di andare lì. John, lasciami il numero in descrizione che ti chiamo, perché così facciamo. No, ma però, prendo in pieno in mountain bike. Vedi? Aspetta, questo qua era il suo cervello dopo. Ah, abbiamo anche 2 cadute da Leonardo. Cazzo. Aspetta, ma ti sei impuntato proprio sul salto, cavolo. Madonna, che stecca lì. Ah, si è fermata la ruota là. Quei polsi lì giù così da quel murettino lì. Questa era sempre di Leonardo, caduta di testa. Passando. Quello davanti non c'è il casco, sì. Oh. Ah, però figa. Ha chiuso l'audio il ragazzo, No, sta ascoltando anche su che sabbia è caduto. Hai visto? Guarda il ditino alla fine. Ci sono tutte le cose che poteva fare, poteva urlare, poteva... Ma che sabbia è questa? Leonardo! Allora. Allora! Abbiamo finito le cadute, abbiamo visto un bel po'. Qual è la più bella? Ti è piaciuta? Ma allora, quella che mi ha scioccato di più, però quella lì che è andato contro l'albero di John, figa, lì è proprio premio miglior caduta. Cioè, secche stellari, vuol dire secche stellari. Secche stellari. Non secche della minchia. Qua c'è ancora lo spazio adesso. Sì, sì, c'è lo spazio. No, ragazzi, come avete visto dall'inizio, in realtà il nostro Mickey, siamo al Monza Pizza Bike Park, dietro di noi c'è il Monza Pizza Bike. Vieni Mickey. E qua siamo al Monza Pizza Bike Park. Ragazzi, in realtà eravamo al Monza Pizza Bike perché è il nostro Miguelino per cui oggi per girare in bici con Ivello. Ragazzi, io spero che anche questo episodio di Secche Stellari vi sia piaciuto con l'ospite speciale, il nostro Miguelino. Ciao raga! Lasciate un like se vi è fatto piacere questo video. Commentate sotto anche magari se avete altri personaggi come il Miguelino o se volete vedere magari un altro episodio più avanti con il Miguelino. Guarda chi è dietro, un violentoretto. È un violentoretto! Se non mette mi piace al video verrà picchiato da violentoretto. Ragazzi, grazie di aver visto il video. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo al prossimo video. Bella!